Il Legnago riscatta l'immeritata sconfitta di domenica scorsa con una vittoria importante ottenuta oggi di fronte al proprio pubblico contro l'Este, formazione che vanta tra le sue fila ben tre ex biancazzurri, Ludovico Longato, Alessandro Tessari e Matteo Cavallini. La prima azione offensiva è per gli ospiti, che si rendono pericolosi al terzo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il portiere Bala respinge e poi Falchetto recupera. Poi è quasi solo Legnago per il resto della prima frazione di gioco. Al 14esimo la squadra biancazzurra va vicinissima al vantaggio, calcio di punizione di Viviani e sponda di Bigolin per Villanova, che da posizione ravvicinata colpisce la traversa a portiere battuto. Al 20esimo un tiro di Villanova dalla distanza esce di poco a lato dalla porta di Lorello. Al 26esimo altra occasione sempre per Villanova, che calcia da fuori area. Il portiere respinge, la difesa estense si salva con difficoltà. Al 30esimo Villanova porta in vantaggio il Legnago con un gran destro che sorprende tutta la difesa dell'Este e si insacca alle spalle di Lorello. Al 38esimo va al tiro tre soldi, alto. Nel finale della prima frazione di gioco, l'Este si fa vedere davanti alla porta di Bala con Vianello, ma il pallone termina sul fondo. Il primo tempo si chiude con il Legnago in vantaggio per 1-0. Nella ripresa l'Este si affaccia con più pericolosità dalle parti dell'estremo difensore biancazzurro. Al terzo minuto ottimo recupero di Bigolin su Vianello, che stava per concludere a rete da ottima posizione. Al quarto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'Este trova il pareggio sugli sviluppi di un corner grazie all'incornata di Riccardo Busatto. L'1-1 toglie un po' di entusiasmo ai sostenitori biancazzurri presenti sugli spalti del Sandrini, ma il Legnago vuole vincere assolutamente la partita e ci prova al decimo minuto con Formuso, ma il tiro finisce di poco a lato. Al 13esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Viviani, Falchetto spizzica il pallone e serve Villanova, che mette in rete alle spalle di Lorello per il nuovo vantaggio del Legnago. La squadra biancazzurra va ad un passo dal terzo gol con un gran tiro di tre soldi dalla distanza che impegna il portiere ospite in un'ottima deviazione sul palo alla sinistra. Al 20esimo ospiti pericolosi per Dovico, para il portiere Bala. Al 25esimo fa il suo ingresso in campo il nuovo difensore centrale del Legnago, Luca Benedetti, arrivato una settimana fa. Al 35esimo ospiti vicini al pareggio, sempre con Dovico, ma Viviani è bravissimo a respingere ad un metro dalla porta di Bala. Nei minuti di recupero concessi dalla terna arbitrale, il risultato non cambia e la partita si chiude con la vittoria del Legnago per 2-1. Subito dopo il fischio finale, i tifosi biancazzurri, attraverso le parole dell'ex presidente del club Radio Scarpa, Galeazzo Cinti, hanno tributato un ringraziamento al centrale Mattia Falchetto, che per motivi lavorativi lunedì 12 lascerà Legnago con destinazione Villafranca, società militante in eccellenza. Anche mister Orecchia e la squadra hanno dedicato la vittoria di oggi proprio a Falchetto.